Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio far presente, in effetti, con esempio pratico a venditore e acquirente, che cos'è un vero, in effetti, impegno del promuovervi o ad acquistare un immobile, o in effetti tu venditore, quando mi dici dall'altra parte in fase di sopralluogo sono in trattativa ma non hai ricevuto né in effetti un assegno e né tantomeno un accordo per iscritto. Quindi di conseguenza ti mostro quella che è la nostra modulistica, come viene compilata una proposta d'acquisto accompagnata dalla caparra. E nei video precedenti, nella nostra sezione playlist consigli utili per vendere casa, vai a vedere quella che è la caparra e quali sono le tipologie di caparra che in effetti l'acquirente versa a te venditore in fase di sottoscrizione di questa proposta, che a breve vediamo. Ci vediamo dopo la sigla. Come anticipato, allora è il momento di vedere con azioni pratiche come viene compilata una proposta d'acquisto. Ve lo mostrerò con un esempio pratico nella nostra modulistica. Andiamolo a vedere insieme. Come potete vedere, la nostra modulistica è composta in effetti da due facciate, la facciata in effetti laterale sinistra e la facciata laterale destra. Andremo a compilarla insieme adesso. Nella prima parte qui vediamo in effetti riportato quello che è giustamente il destinatario della proposta, quindi la signora Rossi, quindi dove è residente, in effetti ad esempio via Genova, città ad esempio Casoria, dove siamo operativi con la nostra sede. Sul laterale, quindi destro, spettabile agenzia, quindi in effetti andranno a essere compilati quelli che sono i dati dell'agenzia, tipo ad esempio come la nostra, Trade Real Estate, via Macello 1-3, città Casoria, numero REA. Iniziamo quindi poi nella parte proprio strutturale della proposta d'acquisto di unità immobiliare. Qui verranno riportati in effetti i dati dell'acquirente che si promette di acquistare il determinato bene che verrà riportato e dopo lo vedremo. Quindi ad esempio, come abbiamo citato il signor Rossi, destinatario della proposta, vediamo adesso il signor Bianchi che scrive la proposta d'acquisto. Quindi, come abbiamo in effetti dato un nome immaginario al nostro venditore destinatario di questa proposta d'acquisto, adesso vediamo la struttura della proposta e quindi inseriamo i dati dell'acquirente. Quindi Alessandro Bianchi sarà il nostro acquirente, nato a Napoli il 17/08/1990, residente in Napoli, via Cavalleggeri numero 30. Andremo ad inserire quindi il recapito di cellulare, a seguire inseriremo in effetti la sua mail, ad esempio bianchi@gmail. Se ha una PEC, meglio ancora. Questi dati, ti raccomando, inseriscili tutti perché possono essere dati essenziali durante la trattativa. Andremo ad inserire il numero di tessera, ad esempio CA55T8, il comune di rilascio, quindi magari Napoli, il codice fiscale, quindi quello che sarà in effetti, e dall'altra parte, se abbiamo un altro acquirente, nella seconda riga vedi il sottoscritto, quindi faremo come lo stesso per il signor Alessandro Bianchi. Andremo ad inserire i dati del secondo acquirente se presente, altrimenti se non presente passiamo al secondo step della proposta. Si impegna ad acquistare. Cosa si impegna ad acquistare? La nuda proprietà, la piena proprietà, quindi a seconda di quello che in effetti il signor Bianchi sta acquistando andremo a fleggare, ipotizziamo, una piena proprietà. Quindi di conseguenza la proprietà di chi è? Rossi Giuseppe. Quindi in quale comune è ubicato questo immobile? Ipotizziamo Casoria, alla via Giuseppe Mazzini, indirizzo e numero civico 30. La destinazione d'uso dell'immobile che sta acquistando, a categoria A2, quindi abitazione civile. Di cosa è composta questa abitazione? Ad esempio 2 camere, bagno e cucina. Se in effetti è dotato
di accessori lo andiamo a riportare successivamente. Adesso siamo al piano, ad esempio piano 3, interno 5. Come dicevamo, si ha degli accessori come box auto, cantinola, posto auto libero, andremo ad inserirlo qui. Quindi ipotizziamo che a posto auto libero in area condominiale. Poi qui in effetti nella sezione dati andremo ad inserire i dati catastali dell'immobile. Che cosa sono in effetti i dati catastali dell'immobile? Sono come la tessera in effetti nostra, quindi quello che in effetti il nostro documento va a riportare tutti quelli che sono in effetti gli elementi necessari per individuare l'immobile. Il foglio indica quella che è la zona in effetti di ubicazione dell'immobile, la particella va a individuare lo stabile, il subalterno la singola unità immobiliare se all'interno di un condominio come questa qui. Quindi ipotizziamo foglio 5, quindi ribadisco il concetto, il foglio indica la zona di ubicazione, la particella va a indicare quello che è giustamente il fabbricato 1900, scusatemi, lo riporto giù in modo tale che così rimane in sovraimpressione, 1900, e il subalterno, come abbiamo detto, in effetti va a riportare la singola unità immobiliare in modo dettagliato, sub 5. A seguire, in effetti, vediamo quelle che sono alcune condizioni al momento della vendita dell'immobile: se è attualmente libero, occupato dal proprietario, se l'unità immobiliare è locata, a che uso, il canone di locazione e quando scade in effetti il contratto di locazione. Quindi il venditore dovrà fornire o tutti questi elementi o in modo diciamo pratico dovrà indicare quando dall'altra parte sarà libero o se è già libero l'immobile. Noi ipotizziamo che l'immobile sia già attualmente libero in modo tale da non avere diciamo dall'altra parte da concordare o nelle note quello che è il possesso materiale dell'immobile o in effetti potresti dall'altra parte concordarlo anche successivamente a quello che è l'atto. A seguire in effetti ci sono le seguenti condizioni: presa d'atto delle dichiarazioni del venditore, il venditore ha dichiarato all'agente immobiliare che l'immobile è pervenuto ad esso in forza di compravendita, successione, donazione o altro. Ipotizziamo che in questo caso sia compravendita, che sia in effetti di piena proprietà o altro, come abbiamo detto è di proprietà del signor Giuseppe Rossi l'immobile. Quindi andiamo a flaggare che l'immobile sia conforme o non conforme alle norme edilizie urbanistiche, che sia dotato o non dotato di agibilità, l'immobile in questione è conforme alle norme vigenti ed è dotato di agibilità. Lo stesso in effetti può essere anche non dotato di agibilità, anche se in effetti c'è qui una scuola di pensiero che dall'altra parte dice che è obbligatorio, ma è un documento purtroppo ad oggi, soprattutto in campagna, che in effetti è difficile ritrovarlo nella gran parte degli immobili oggetto di vendita. A seguire, in effetti andiamo a definire quella che è la divisione della planimetria, se conforme e corrisponde allo stato attuale, quindi se la planimetria depositata in catasto è conforme allo stato dei luoghi. In questo caso corrisponde. A seguire, in effetti, invece, quello che è lo stato degli impianti, se è conforme o non conforme alle normative vigenti. Mettiamo in effetti sempre caso semplice, conforme. Poi un'altra nota importante, anche perché ad oggi purtroppo gli immobili che non sono in effetti in possesso di certificato energetico, se acquistati con mutuo, vengono giustamente dall'altra parte bloccate le richieste di mutuo se non si è provvisti di certificazione energetica, anche ad oggi pure punibili di sanzione gli immobili oggetto di vendita messi in pubblicità. Quindi in questo caso mettiamo che sia dotato di classe ad esempio A, in tal modo che considera che se l'acquirente è under 36 ci sono anche delle agevolazioni, per quanto riguarda il tasso su giustamente la normativa green agevola gli acquisti di classe A e classe B, e per questo anche lì abbiamo un apposito video che puoi vedere. A seguire andiamo a vedere in effetti
Le condizioni dell'immobile, se è libero da iscrizioni, pregiudizievoli, pesi attivi o passivi. Quindi in questa sezione qui noi andremo ad inserire anche se l'immobile, ad esempio, è gravato da ipoteca, favorevole giustamente in caso di mutuo. E anche qui, ad esempio, possiamo andare a trascrivere quello che è l'istituto che detiene giustamente l'ipoteca e qual è l'importo di mutuo residuo. Ad esempio Unicredit, quindi in questo caso Unicredit ha un'ipoteca messa per l'acquisto dell'immobile per un importo residuo di mutuo di 50.000 euro. A seguire, giustamente ci chiediamo dall'altra parte se ci sono delle opzioni, in che modo verrà estinto questo mutuo, se prima del rogito o contestualmente il rogito. E anche per questo, in effetti, l'estinzione del mutuo abbiamo girato un apposito video che lo trovi nella sezione playlist case in vendita consigli utili. Le altre dichiarazioni sono legate a quello che in effetti la tassazione dell'immobile, se il venditore ha pagato tutte le imposte dirette e indirette sull'immobile, quindi verrà flegato, in questo caso sono state pagate, e se vi sono controversie legate all'immobile, in questo caso non vi sono controversie, anche perché la parte venditrice deve garantire tutte queste che sono le dichiarazioni da lui giustamente fatte. A seguire, al punto 2, troviamo le condizioni di acquisto. Quindi andiamo proprio in quella che è giustamente la struttura di pagamento, le tempistiche che andremo giustamente ad eseguire una volta trovata l'accettazione da parte del venditore e presa visione da parte dell'acquirente. Ipotizziamo che il prezzo offerto per questa casa dal signor Bianchi sia di 200.000 euro. Come viene ripartito? Il punto A va giustamente a determinare la caparra, come dicevamo prima. Ipotizziamo che sia una caparra di 10.000 euro che viene versata alla sottoscrizione della presente, che l'agente immobiliare detiene in custode fino all'accettazione e presa visione, che poi va a consegnare alla parte venditrice in caso giustamente di accettazione. Qualora la proposta non venisse accettata, l'agente immobiliare si impegna a restituire le somme. A seguire, in effetti, il punto B va ad integrare quelle che possono essere ulteriori, giustamente, integrazioni economiche che possono essere versate come lo stesso punto A, quindi sempre come caparra confirmatoria, che può essere un compromesso, quindi che giustamente magari in fase di compromesso si possono andare a stabilire, non so, date diverse per il rogito, per quella che possa essere la consegna dell'immobile. Ma in questo caso supponiamo che giustamente il punto B non vi sia. Allo stesso, in effetti, ci troviamo con ulteriori integrazioni con il punto C, ma andiamo direttamente al punto D, che in effetti va a stabilire le condizioni, quindi tra la proposta d'acquisto, quindi il prezzo d'acquisto caparra, andremo direttamente al saldo a rogito, che sono in effetti, andando giustamente a sottrarre quella che è la caparra confirmatoria versata al punto 2A, dei 10.000 euro resteranno 190.000 euro per il rogito, che si verrà a stipulare entro e non oltre una data che andremo a segnare, ad esempio il 30 novembre 2024 presso il notaio, ad esempio Roberto Farina, nome inventato, in Caserta, alla via Dante Alighieri. Di conseguenza qui andremo giustamente a mettere come si va a concludere quelle che sono giustamente le condizioni e le conclusioni del contratto, se c'è la presa visione da parte, tutte quelle che sono le comunicazioni all'acquirente verranno riportate all'email o PEC da lui indicata. Al punto 4 invece troviamo i termini di irrevocabilità di una proposta d'acquisto. Questa non ha un termine fisso, ma viene concordata tra agente immobiliare e proponente acquirente. Può avere una validità di 3 giorni, 15 giorni, 30 giorni,
a seconda dell'accordo che si prendono. Quindi ricorda bene, l'irrevocabilità della proposta d'acquisto non ha un termine fisso, viene concordata con l'agente immobiliare a seconda di quella che può essere giustamente la trattativa. In questo caso metteremo 10 giorni. A seguire ci sono giustamente le comunicazioni, come ripresentavamo prima, che possono essere giustamente riportate o all'indirizzo email o giustamente per raccomandata all'indirizzo indicato nella parte superiore qui, quindi dove ci sono i dati dell'acquirente. A seguire, al punto 6, abbiamo delle clausole aggiuntive che possono essere, ad esempio, come dicevamo prima, il discorso legato al possesso dell'immobile, che giustamente va concordato se magari abitato dal proprietario, che possa essere giustamente dato in differita successivamente all'atto, o altre condizioni che possono essere magari l'immobile parzialmente arredato, anche se consiglio, quando ci sono delle clausole aggiuntive, di fare dall'altra parte un allegato e sottoscriverle in modo più dettagliato, in modo tale da non creare magari confusione ed essere quanti più chiari è possibile per evitare qualsiasi disguido tra tutte e tre le parti, acquirente, venditore e agente immobiliare. A seguire qui abbiamo in effetti luogo e data, ad esempio casoria, oggi è 15.07, firma del proponente acquirente, se ne sono due, in effetti viene firmato uno sopra e l'altro sotto, a seguire giustamente perché ci sono gli articoli da rispettare e anche qui andremo a mettere una o due firme a seconda dell'acquirente. Poi, una volta presentata dall'altra parte questa proposta d'acquisto a colui che giustamente detiene o procura o in effetti il titolare effettivo dell'agente immobiliare dell'appartamento, scusatemi, quindi a colui che in effetti detiene o procura o è l'attuale venditore, perché giustamente possiamo avere anche un'accettazione non dal proprietario ma magari dal procuratore, che il procuratore viene giustamente nominato dall'attuale proprietario dell'immobile tramite procura notarile. Qui verrà giustamente riportata la data dell'accettazione, ad esempio casoria, firma qui da parte del venditore. Una volta che c'è la presa visione da parte dell'accettazione, l'agente immobiliare è autorizzato a consegnare la caparra e quindi la vendita è in effetti conclusa solo ed esclusivamente con l'accettazione da parte del venditore, ma con la presa visione da parte dell'acquirente, perché se il proprio intente acquirente non ne ha conoscenza, la vendita viene effettuata, ma c'è necessità di presa visione da parte dell'acquirente. Nella parte qui in basso in effetti vengono solo ed esclusivamente riportati i dati dell'agenzia che andrà a mediare, con lo stesso nome e cognome, numero REA e firma anche del mediatore. E con questo si conclude quella che è la sottoscrizione della proposta d'acquisto. Se vuoi sapere di più, contattaci, numero in descrizione, e se vuoi altri video che possono esserti utili nel mercato immobiliare, ti consiglio di iscriverti al canale, attivare la campanella e non perdere nessun video. Ciao, alla prossima!